macchina automobile normale. Ecco, viaggiare nelle automobili normali, oggi io ho viaggiato in una auto d'epoca e adesso sto affrontando un percorso in un'automobile normale, ok? Ecco, questa è una Toyota Yaris e rispetto all'auto d'epoca, la macchina normale, quindi non d'epoca, è sicuramente più confortevole e la senti molto diversamente rispetto a quella normale, a quella d'epoca. Perché mentre quella d'epoca non ha molti comfort, ma è comunque una macchina piacevole, però al tempo stesso piuttosto stretta per quanto riguarda gli spazi ivi presenti, una macchina non d'epoca, normale, diciamo che possiede la caratteristica di essere ovviamente più spaziosa e di sfruttare ancor meglio quelli che sono gli spazi che la compongono, che sono presenti dentro di lei, ok? E parlo ovviamente di vettura di automobili. Ora, la auto d'epoca però lascia in chi la prova, in chi la testa, in chi ci va dentro emozioni incantevoli, sublimi, epiche, perché ti senti in un ambiente nuovo, un ambiente che ti ricrea, okay? Anche se pure stretto, molto piacevole. Quella normale invece di fatto ha la caratteristica di non permettere la possibilità di stare in un ambiente desueto, atipico e particolare, perché l'automobile normale, quella non d'epoca, tu ci viaggi ogni giorno, ok? Penso che forse quella normale si sente la velocità un po' di meno rispetto a quella d'epoca. Quella d'epoca forse si sente un pochino di più. E questo deriva dal fatto che secondo me, essendo d'epoca, gli spazi sono più ristretti, di conseguenza si hanno più, chiamiamole, difficoltà a starci dentro e quindi a restarci. Va bene? Detto ciò, voglio dirvi quindi che questa è la differenza tra l'automobile d'epoca e quella non d'epoca. Quella d'epoca, ripeto, ha meno comfort, però standoci dentro vivi, tra virgolette, una condizione di novità. Quella è la cosa bella, la novità, il rombo del motore, la sensazione di benessere che ti arriva, ok? Dall'altra parte, invece, la macchina normale, non d'epoca, che è molto più confortevole, ha più spazio, è più spaziosa, è più agevole, però di fatto è anche un pochino più, per il fatto che siamo abituati a starci, utilizzata in maniera nettamente diversa, ok? Quindi diciamo che rappresenta una suggestione più elevata quella d'epoca rispetto a quella non d'epoca. Le emozioni sono diverse. Pur essendo sia quella d'epoca che quella non d'epoca una vettura o un'automobile, le differenze che intercorrono tra l'una e l'altra, secondo me, sono proprio queste. Grazie a tutti, da Leandro, conoscitore italiano di YouTube Italia, è tutto. Scusate il gioco di parole. Iscrivetevi al canale, commentate. Ciao e al prossimo video.